Comincia te, comincia te, ridicola urbana, di qualcosa. Ciao. Come ciao? Ma Dio, ho capito. A babbo. Sei voluta venire stamattina, che hai fatto moia. No, manca l'Overti. Sei voluta venire e non dici niente. Buongiorno Mughini, come va? Come bene, va? Bene, bene, bene. Buongiorno, vedete, non mi si accazzo stamattina, però volevo dire. Oh, allora, dunque, vediamo un po', Siamo al Beach Bar perché manca Regini stamattina. Allora, dunque. Manca fisicamente, ma sarà con noi con lo spirito. Saremo brevi perché cosa è successo? Le notizie sono quelle che sono, ormai un chiaro. Non so quelli. Notizie sono quelle che sono, però so che abbiamo un inviato speciale al giro per l'Italia. Ora intanto vi faccio vedere due notizie. Vedi, Corsini ha firmato l'ordinanza, il porto di Rio è di nuovo agibile. Uno scalo digitale per l'Italia. L'assessore del Mastro l'avevamo sottolineato. Luigi La Nera, batte fronte, il bluff, ci sei. E vai avanti. In queste notizie, buongiorno Marco, buongiorno madre. Il commissariato porte aperte ai bimbi. E restano già da bimbi. Piccini. Ci risiamo. E poi ci risiamo. Il comune è ancora senza segretario. Se qualcuno vuole fare il segretario comunale a Portoferraio. Allora, noi possiamo gentilmente chiamare il nostro inviato. Ma è inviato tu, scusami. È inviato. Alza il volume a palla di fucile e sentiamo il nostro inviato. No. Il nostro inviato. Me lo pigli un portafazzoletti oggi? Dal tavolino. Ma ce l'avrà il numero memorizzato, Regini? Penso di sì. Speriamo di sì. Pronto? Regini? Buongiorno, buongiorno. L'hanno inviata? Buongiorno Regini, dove sei? Sono a Livorno, in via Grande, anzi, Piazza Grande c'è una leggera brezzolina, come direbbe, un ventarello, come direbbe il nostro meteorologo. Quindi bello fresco, bene. Che notizie bene girano a Livorno? Grandi. Sono passato in un bar così, si attirava. Voi siete del tipo Albanesi, dico, sì. T'hanno riconosciuto? Che fanno, io. T'hanno riconosciuto? L'hanno riconosciuto. C'è Sticker, la Sticker è rimasto a Portaturo. Il Benino è uguale, Mulini è pure, è stato da solo. E insomma, volevamo sapere un po' di Portoferraio, insomma, non so nulla. Dice, guarda che sono tutte bombe. A Livorno le sanno? Hanno detto due candidate donna, ma non addirittura si sono al bar. E chi sono? Due candidate donna, Gabriella Solari, presidentessa di ESA da una parte, e Antonella Giusto dall'altra. E come hanno fatto a saperlo da Livorno? Ma dice che ci girano il vento le porta, sai, intanto gira, la gente viene qui a Livorno, va al bar, chiacchiera, pensa che nessuno li senta, capito? Sono lì che si sbracano, vedi sto al bar com'è, no, stamattina c'è di fianco, veramente ci sta, no, ti metti lì, prendi il caffè, chiacchieri, e quello di fianco magari uno dell'erba che racconta, tanto non si sente nessuno, il barista, sai, fa, prende, si dell'erba, ma sta senti la notizia, no, sei dell'erba, c'è la notizia, Antonella Giusto e Gabriella Solari, bene. Con un terzo, con una terza, sì, possibilità che non si sa se è complementare a qualcuno di loro due o è proprio outsider, che si stanno e c'è tipo una cosa, sta parlando di tre donne, da due a tre donne. Siamo passati da nessuna donna a tre donne, addirittura sindaco. A tre donne, allora, da andare una vece e hanno sapere dove mettere. Beh, capito? Senti, ma le donne sono sopra le donne. Ma torni te? Torno, si domanda da a noi ci manchi, noi ci manca. Io sto morendo stamattina. Certo, molto, ragazzi. Guarda il Verino come è disperato. Mi manchi, Fede, mi manchi. Lo so, mi mancano i tuoi estratto conti. Vado a far conto ora. Quindi, c'è anche Mughini che ti saluta. Sono tutti da Livorno, quindi. Che ti vede? Ambosciatore non porta... Pene. Bravo, ma pene intese come cazzi. Arrivederci. Bravo, ciao. Vedi noi, tu va a Livorno e sei notizia, te stai qui non sei io niente. Non so mai nulla, ragazzi, meno male. Qua un po', amico, qui mettono, allora, hanno messo 500 gigli di mare, hanno messo. A dove? Alla Cona. Bello, cacchio. 500 lavori a figlia. Ma,
con tutte le cose che c'è da fare si sono messi a mettere. Perché ricordiamo chi ci ha chiamato a noi. Ci ha chiamato il nostro amico. Ha detto, ma scusatemi, Robertino. Ci ha chiamato un nostro amico, ha detto, no, che siccome cercavano gente che ad andare a aiutare i gigli di mare, no? Dice, ma scusate, avevamo perso tutto. Dice, ho chiuso due porti, la gente ha perso male, no? Dice, i gigli. Dice, aspetta, prima sistemiamo, dice, poi mettiamo i gigli di mare. Vabbè, dai, giusto, ormai l'hanno messi. Noto una leggera vena polemica. E che guardi, nel frattempo, che quando lui inizia la frase con ma scusate, è automatica la polemica. No, che c'entra, non è una polemica. Lui lo vedi che alza braccia erone e dice ma non scusate. Non è una polemica, non è una polemica. Fanno bene a mettere i gigli di mano. Solo perché però ora sta a fare priorità, solo perché ora sta a fare la doccia lì in piazza, si lo ha detto, ma hanno visto, sta facendo i lavori di ristrutturazione del bagno. Scusa, facciamo un po' di casa Mughini. Che giravo. Scusa, posso fare una domanda? Dimmi. Perché sono gigli di mare? Non lo so. Ah no, perché te lo sai cosa sono gigli di mare? No, mai visto. Te lo sai cosa sono gigli di mare? Robertino, che lo sai cosa sono gigli di mare? I fiori bianchi col bulbo sono bulbi. Ah. A che servono? Fioriscono, ragazzi. Fondamentali. A te servono, fioriscono, grazie. Se sono fiori, fioriscono. Se sono castagne, castagniscono. C'ha ragione, anche te. E con questa perla, io penso che... Il nostro esperto di botanica, Roberto. Io lo facevo su una ruota. Insomma, allora, quindi... Ah, lo lascia. Allora quindi? Quindi niente, allora, abbiamo quindi due donne sicure candidate al sindaco a Portoferrajo. È tipo qui in fondo. L'edicola è avanti a tutti. È iniziata la rimozione dello yacht incagliato che è lì da agosto. Da ieri è stata rimessa la nave a Rio. Peccato, meno male, va, perlomeno il nostro amico è contento. Hanno messo gli gigli di mare, però hanno messo pure la nave a Rio. E l'edicola urbana avanti a tutti svela due nomi delle donne, capito? Capito. Te ti rendi conto che... Dovevano essere due, sono diventati tre. L'edicola urbana già sa chi va sindaco. Pensa un po'. Ma te capisci questa cosa? Pensa un po'. Che vuol dire? Pensa un po'. Che siamo avanti a tutti anni luce. Pensa un po'. Noi abbiamo detto a novembre... Bruciato. Chi so? Pensa un po'. L'abbiamo bruciati? Penso di sì, la colpa è di Federico. La colpa è di Federico. Che non si dicono quando non sono ufficiali i candidati. No, ma è... A Livorno hanno detto, mi ha detto lui poi. Quindi non vale, extraterritorio. Extraterritoriale, a Livorno hanno detto. Perché allora non siamo stati noi. Assolutamente no. Abbiamo solamente divulgato quando ci è stato. Quello che ci ha detto a Livorno. Quindi siamo a posto. Bene. Siamo in una botte di ferro. Perché ricordati che le parole non dette, com'è? Le migliori parole sono quelle non dette. Arrivederci. Ciao. Che bello.